Tra le manifestazioni artistiche che nell'ultimo secolo più hanno contribuito a costruire il mito italiano nel mondo e che proseguono ancora oggi, il cinema spicca su tutti. Uno degli esempi più interessanti è senza dubbio quello di Andrea Iervolino, uomo copertina del nuovo numero di Luxury e vera autorità in materia, con la sua società, prima quotata in borsa a Milano e dal 2022 anche a Parigi, è riuscito a coinvolgere i più grandi nomi del panorama contemporaneo cinematografico. Abbiamo cercato di scoprire come l'amore per le riprese, il management imprenditoriale compongano la sua ricetta per portare il grande cinema made in Italy nel mondo. Lungimiranza e sguardo aperto al futuro sono anche due capisaldi del lusso. Come si evolverà il settore da qui a 10 anni? Ne abbiamo parlato con un esperto internazionale dalla visione ben chiara sulle prospettive decennali del comparto. Attrarre talenti femminili è ormai un must per molte aziende e abbiamo raccolto testimonianze di manager importanti che hanno fatto dell'inclusività un punto di forza. Sempre parlando di imprenditoria femminile, ecco la storia innovativa di un beauty brand italiano che ha realizzato una linea di prodotti made in Italy sostenibili e al 100% femminili. Dalla bellezza ai numeri, ai media, quali sono oggi i rapporti di forza in Europa e fuori Europa sotto il profilo finanziario? E qual è il legame con le ormai famigerate fake news, la cui diffusione diventa sempre più preoccupante? Abbiamo trattato l'argomento con due speciali che analizzano in profondità i fenomeni che legano e accomunano questi due argomenti. Scavalcando i confini europei, uno sguardo sui nuovi e ruggenti anni venti d'America da parte del nostro inviato speciale negli USA, Davide Mamone. Come si alimentano a vicenda musica e natura? Ne abbiamo parlato con il pianista Alessandro Martire, vera e propria star del panorama musicale italiano, il pianista che suona sulle onde ma anche sulla neve e ha regalato emozioni mozzafiato portando la musica in mezzo alla natura. Riportare nel mondo della moda l'esclusività del lusso e della qualità è la missione anche dello stilista Domenico Vacca, che ha conquistato Hollywood e ora è pronto a sbarcare anche in Italia. Tra i consigli sull'arte contemporanea regalatici da una nota gallerista e un hotel tra le stelle, la bellezza sembra essere al centro della ripresa. Lo confermano anche il business milionario delle auto storiche e il nuovo traguardo del ristorante di Nico Romito, che conferma per il terzo anno la stella Michelin all'Hotel Bulgari di Pechino. Mentre con la chef Rosanna Marziale abbiamo indagato il legame tra cucina innovativa e tradizione. Non mancano certamente le idee regalo made in Italy per la primavera e tutto ciò che può accompagnare al meglio l'arrivo della più profumata delle stagioni. Non perdete il nuovo numero di Luxury.